Dal libro del Siracide. Figli, ascoltatemi, sono vostro padre, agite in modo da essere salvati. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati, chi reverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaurito nel giorno della sua preghiera. Chi riverisce il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Chi teme il Signore rispetta il padre e serve come padroni i genitori. Onora tuo padre e a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. La benedizione del padre consola le case dei figli, la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria per te. La gloria di un uomo dipende dall'onore del padre. Vergogna per i figli è una madre nel disonore. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre sei nel pieno vigore, poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Nel giorno della tua tribolazione, Dio si ricorderà di te. Come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene, accogliamo con gioia queste splendide parole del libro del Siracide, che dopo aver esortato, ricorderemo nei primi due capitoli, al timore del Signore e a ciò che comporta una vita al servizio del Signore, quindi affrontare e vincere e superare la tentazione. Al terzo capitolo parla del quarto comandamento, no? Rispettando l'ordine divino. I primi tre comandamenti riguardano del Decalogo, riguardano l'Altissimo, ma il primo comandamento che riguarda il prossimo è appunto: onora tuo padre e tua madre. E come insegna San Tommaso d'Aquino, l'oggetto diretto, primario e immediato di questo comandamento sono proprio i nostri genitori, quindi coloro che ci hanno dato la vita umana, hanno contribuito con Dio alla nostra creazione, perché ci hanno, come si dice tecnicamente, procreato, ci hanno fatto crescere, ci hanno nutrito, ci hanno vestito, ci hanno calzato, ci hanno fatto studiare, ci hanno dato un'educazione e soprattutto, come la Sacra Pagina raccomanda, un'educazione religiosa, un'educazione alla fede. Ma questo comandamento, appunto insegna San Tommaso, si estende anche a tutte le autorità costituite da Dio e che a diverso titolo, con diverso grado, lo rappresentano. Evidentemente le prime autorità sono quelle, oggi le chiamiamo ecclesiastiche, perché rappresentano realmente il Signore in mezzo a noi, i sacerdoti, i vescovi, il sommo pontefice. Sono anche subordinatamente ad esse le autorità civili, perché ogni potere e ogni potestà, sta scritto, viene da Dio. I governanti stanno dove stanno o per divina volontà o per divina permissione, e il potere che esercitano certamente è un potere, come dire, laico, quindi sulle cose temporali, è comunque un potere reale ed è una forma
immediata, certamente, però reale, di partecipazione alla suprema autorità di Dio. Ecco, tutte queste figure devono essere non semplicemente rispettate, il rispetto è il gradino più basso di ciò che la giustizia richiede nei confronti del prossimo ed è a tutti dovuto. E questo facilmente lo si dimentica oggi. Noi non possiamo mancare di rispetto a nessuno e per nessun motivo. Ma sopra il rispetto c'è l'onore, che è più del rispetto, perché non è solo un non insultare, quindi non mancare in qualche cosa offendendo la dignità della persona e del prossimo, ma l'onore è rendere, come dire, anche, come dire, un certo tributo alla persona, superiore al rispetto, che comporta anche, ovviamente, nei limiti imposti da Dio, l'obbedienza, che è costituito in autorità, l'obbligo, l'abbiamo sentito, di aiutarlo, di assisterlo qualora si trovasse in difficoltà e di non in nessun modo trascurarlo, fargli del male. Questo è dovuto, e il libro del Siracide, questa prima parte del terzo capitolo, la prossima volta vedremo la seconda, se Dio vuole, termina con delle parole molto forti, che devono essere prese sul serio però, eh. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto dal Signore. E sono parole forti, ecco, noi oggi non siamo spesso abituati a sentire questo linguaggio, ecco, ma nella Sacra Scrittura ci sono passaggi in cui il linguaggio diventa forte, ecco, forte parecchio, insomma, quindi apodittico, ecco, molto significativo. Allora, nei confronti dei genitori, c'è un fatto fondamentale: i genitori per un figlio rappresentano realmente Dio. Io non dimenticherò mai un professore che ho avuto all'università ecclesiastica, era un americano, un gesuita, che diceva una cosa molto semplice per cercare di farci comprendere. Era un professore di morale, i nostri doveri verso i genitori. Chiunque sia tuo padre e tua madre, qui abbiamo sentito, anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo, non vantarti del disonore di tuo padre, assolutamente. E onora tuo padre a fatti e a parole. Diceva questo professore: noi abbiamo un debito nei confronti dei nostri genitori che non possiamo ripagare, perché ci hanno dato la vita. Io la vita non gliela posso ridare. Quindi noi sappiamo che nella virtù cardinale della giustizia, fa parte della virtù cardinale della giustizia, una parte che si chiama gratitudine. Cioè, se tu ricevi un bene da parte di qualcuno, tu sei obbligato, non è una cosa facoltativa, a ricambiarlo, perché al bene si risponde col bene, il bene chiama bene. Ma noi non potremo mai ricambiare i nostri genitori per quello che ci hanno fatto, e per quanto male ci possano fare, tutto il male che ci possano fare non toglie il fatto che ci hanno dato un bene tanto grande quale la vita, che comunque in ogni caso ce l'hanno dato. In questi tempi, insomma, dove nemmeno si può parlare di provare a ripensare se sia possibile considerare un diritto togliere la vita nel grembo di una madre a chi non si può difendere ed è completamente innocente, qualunque sia la motivazione per cui si fa, anche se si vede qualche piccolo barlume di luce proveniente dagli Stati Uniti, però non da queste parti. In questi tempi è molto significativo, ecco, farsi qualche domanda su questo, no? E
Noi non possiamo ricambiare il dono della vita. I nostri genitori oggi avrebbero anche la benedizione e la gratuità dello Stato per non concederci la vita, nonostante che ci sia, perché questa è la legge che c'è anche in Italia, e non lo fanno. E questo è una cosa più grande di quello che pensiamo. Ecco. Pensiamo alle altre autorità. Pensiamo a un sacerdote può essere un bravo sacerdote, un santo sacerdote, potrebbe non essere tanto santo o potrebbe non essere tanto bravo, però chiunque sia, quello ha dato la vita per il Signore e per noi. Magari è persona, come dire, proprio umanamente limitata, di poca caratura, di poco conto, questo non dipende neanche da lui magari, no? Però ha dato la vita, sta dando la vita. Quindi, e più si va avanti è meglio, no? La considerazione dovuta a chi rappresenta l'autorità e chiesta dal Signore è doverosa da parte nostra. Noi vediamo oggi, io sinceramente delle volte sono proprio, ma neanche infastidito, proprio mi fa proprio male, ecco, vedere l'andazzo e il clima che ci sta in giro, dappertutto, nei mezzi di comunicazione soprattutto, cioè le offese, gli insulti, gli sparamenti a zero, su tutti i politici di qualunque bandiera siano, governanti, non governanti, opposizioni, su preti, vescovi, cardinali, il sacco e la sporta che venivano anche contro il pontefice, non solo questo, perché quando c'era Benedetto XVI c'era un'altra, sotto altri punti di vista c'era un'altra, come dire, scatenamento di fango, insomma, di veleno, di insulti irripetibili, insomma, no? E c'è qualcuno tra i tanti che praticano questo sport, che si pensa pure che fa bene, anzi che sia doveroso, perché se qualcuno secondo la sua testa sbaglia, questo deve essere messo in pubblica piazza, questo deve essere rimproverato, lo rimprovero io perché sono il riformatore, il castigatore della corruzione, il grande riformatore dei costumi. Io sinceramente resto senza parole quando guardo tante cose, perché capisco che magari nella testa di qualcuno ci può anche essere la buona fede, ma noi non possiamo sovvertire l'ordine voluto da Dio, non possiamo fare questo qui. Se un padre perdesse il senno, qui c'è scritto, se il padre compatiscilo e non disprezzarlo, il disprezzo, cioè, qui non si parla nemmeno di andarlo a mettere al pubblico ludibrio, il disprezzo è un fatto interiore, cioè mio padre diventa matto e mi fa schifo, insomma, no? Quindi c'è proprio, e a secondo questo stato interiore, no, non disprezzarlo, abbi pietà se qualcuno per qualche motivazione, come dire, decade dall'altezza del suo compito e se ne manifesta e se ne rivela manifestamente indegno. Questo può succedere e non è che sia una cosa buona, ma quale reazione avere dinanzi a un comportamento del genere? Vogliamo mettercelo sotto i piedi? Vogliamo metterlo al pubblico ludibrio, alla pubblica gogna, ditare nostro padre, sia il nostro padre reale, sia il nostro padre spirituale in senso ampio, no? Tra virgolette, il nostro parroco, il nostro vescovo o qualcun altro, vogliamo additarlo alla pubblica gogna, o esercitare pietà verso di lui, che il Signore dice ti sarà computata a sconto dei peccati, nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te. Come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati. O vogliamo invece gettare fango, abbandonare i nostri padri, no? Fate, figlioli, magari faccio una piccola confidenza qui e a chi ascolterà questa meditazione. Io ho conosciuto sacerdoti in crisi, ne ha parlato anche ieri Papa Francesco alla CEI,
perché profondamente maltrattati e umiliati dalla loro comunità ecclesiale. Io li conosco, sacerdoti che sono stati trovati da collaboratori parrocchiali con la testa sulla scrivania a piangere perché si sentivano rifiutati, non accolti, non considerati. E a quanto ne so non sono grandissimi peccatori, insomma, dice, sai, questo ha fatto, che tutto, ha fatto gli scandali peggiori. Assolutamente no, a quanto ne so. Ieri il Papa diceva ai vescovi, alla conferenza episcopale, raccomandava ai vescovi di stare vicini ai sacerdoti, di essere padri per loro, perché oggi i preti sono bombardati da tutte quante le parti. Io, insomma, posso dire nel piccolo che questo non è molto lontano dal vero, ecco, ma è possibile fare una cosa di questo genere? E non si può neanche invocare il pretesto che per alcuni, per carità, che hanno fatto delle cose inqualificabili, gravissime, che non si sarebbero mai dovute sentire e neanche uno dovrebbe fare, ma come si dice, non si può fare di tutta l'erba un fascio. E anche dinanzi a tante cose l'atteggiamento cristianamente migliore, fermo restando il dovere di fermare e di punire abusi gravi e scandali gravi a tutti i livelli, ecclesiastici e civili, ecco, ma la cosa più gradita al Signore, ecco, certamente insieme a tutte quante le doverose denunce presso le sedi competenti, è piangere queste cose, è pregare che il Signore ci metta le mani, che tocchi i cuori, che metta fine a tante situazioni, ecco, toccando con la sua grazia cuori che hanno perso il senno, che si sono impazziti, che si sono incancreniti nel male, no? Nel silenzio noi dobbiamo pensare bene, ecco, cioè, si vedono oggi delle scene, ragazzini piccoli che insultano i genitori, li prendono a parolacce, i genitori che stanno lì zitti e buoni e dicono, oh, scusa che ti ho fatto... Cioè, si vedono veramente delle cose che lasciano pensare, veramente il sovvertimento proprio dell'ordine. Nessuno dice che un genitore deve essere un despota o maltrattare i figli o fare il padre padrone, no, assolutamente. Però si può permettere a un figlio di prenderti a parolacce, di mandarti a quel paese, di insultarti. Ecco, sono tutte quante cose che dobbiamo fare attenzione a vedere anche come noi parliamo, ci rapportiamo e che sentimenti abbiamo, se abbiamo quel senso di non soltanto di rispetto ma di onore dovuto a chi a vario titolo, degnamente o indegnamente lo giudicherà perfettamente il Signore, in qualche modo rappresenta presso, come dire, nel consorzio ecclesiale e nel consorzio civile l'autorità. Questo è uno dei segni non buoni, ecco, dei tempi in cui stiamo vivendo. E chiediamo al Signore, oggi abbiamo l'esempio di Santa Rita. Santa Rita, per obbedire al Padre, Santa Rita sentiva la vocazione da ragazzina, voleva diventare monaca, ma il Padre gli ha detto, guarda, tu vai in sposa a Paolo Mancini. Lei non voleva né sposarsi, e né tantomeno... Il suo sogno era un uomo di quella fatta, ma si è sposata per obbedienza al Padre. Immaginiamo cosa si direbbe nella mentalità comune di oggi dinanzi a un fatto del genere. Orrore, ingiustizia, questo è imposto alla volontà sua, non ha rispettato la dignità di questa povera ragazza, l'ha messa in croce. Immaginiamo, no? Chiediamo, ecco, veramente luce al Signore, perché viviamo in questi tempi, ecco, però, ecco, anche se il mondo rema in direzione contraria alla sapienza di Dio e al Vangelo, ecco, anche se sarà un pochino difficile, noi possiamo andare controcorrente, come siamo anche qui reiteratamente esortati a fare anche dal Pontefice Legnante, senza vergognarci della parola di Dio e dare una testimonianza diversa. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.